Ciao a tutti, io sono Svetlana Marongiu, questo è il nostro canale di YouTube, canale di Vittoria e Svetlana Marongiu. Oggi vi ho preparato un altro punto uncinetto che è molto semplice da seguire, cresce molto veloce e di gran effetto. Così si presenta da una parte e questo dall'altra parte, che vedete che è praticamente uguale. Qui si ripetono solo due giri. Ripeto che vedete come si presenta una riga in quale ci sono questi quadrati. Io ogni di questo quadrato, ognuno di questo quadrato contiene questo, non lo so, questo elemento. Ok, ripeto che cresce veloce, ogni due giri è già abbastanza alto, in quanto tante volte anche cliente della mia merceria, quando propongo un filato piuttosto sottile, dicono: ah, quanto ci impiego per eseguire un lavoro. Invece con questo punto si può tranquillamente usare un filato piuttosto sottile. Ok, qui abbiamo numero di mali multiple a 6 più 1. Questo primo giro di solo male alte è solo un giro di preparazione, lo facciamo una volta e poi non lo ripetiamo più. Ok, io questo campione lo metto via. Qui ho preparato già le mie male alte, quindi ho avviato, come vi ripeto, numero di mali multiple a 6 più 1, quindi ho avviato 31 catenelle. Ho fatto 3 catenelle per iniziare giro, che okay? Nella quarta catenella dell'uncinetto ho fatto maglia alta e ho riempito tutte le mie catenelle con maglie alte. Ok, e adesso possiamo partire col punto. Quindi punto è solo due giri da ripetere, molto semplice come vi ho detto, e adesso vedete da soli. Ok, quindi 2 catenelle per iniziare il giro più altre 3, 1, 2 e 3. Quindi noi abbiamo fatto 5 catenelle. Giriamo il nostro lavoro, saltiamo una 2 e nella terza catenella facciamo una maglia alta. Ok? Ma è fatto. E nello stesso punto facciamo un'altra maglia alta. Ok, quindi la terza catenella da uncinetto sarà come base di questo elemento. Ok, facciamo di nuovo una, due, tre catenelle. E dobbiamo ripetere il nostro elemento. Io non ho fatto entrare in questo campione che vi ho fatto vedere prima, in questa terza, sono entrata con uncinetto, guardate, in questo punto, e faccio altre due maglie alte, quindi una, e nello stesso punto entro e faccio la seconda. Ok. Adesso noi saltiamo 6 maglie di base, quindi questa non la consideriamo, 1, 2, 3, 4, 5, scusate, saltiamo 5, entriamo nella sesta e facciamo una maglia bassa. Ok? È fatto. E questa è la metà del nostro rapporto, in quanto sarà un secondo giro, e ripetiamo il nostro lavoro. 1, 2, 3 catenelle, getto il filo, entro qua, guardate, adesso in questo caso sarà la base del mio punto, faccio una maglia alta, ok, entro nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta. Ok, è fatto. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle, getto il filo, entro in questo punto, quindi guardate che prendo tutti e due fili e faccio una maglia alta, fatto, e nello stesso punto entro
e faccio un'altra maglia alta. Ok, e tutto questo noi dobbiamo bloccare sulla nostra base di maglie alte. Quindi saltiamo di nuovo 1 2 3 4 5, entriamo nella sesta e facciamo una maglia bassa. È fatto. Ok, e così noi andiamo a fare tutti i nostri rapport. Quindi di nuovo li facciamo insieme, 1 2 3 catenelle, getto il filo, aggancio questi due fili, tiro in avanti il filo e faccio maglia alta. Fatto. Nello stesso punto ripeto operazione, quindi getto il filo, entro dentro e faccio un'altra maglia alta. Ok, fatto. Di nuovo 1 2 3 catenelle, getto il filo, di nuovo entro. Chi non vuole entrare in questo punto dove entro io potrebbe entrare nella terza catenella, che diciamo questo è il punto, ho modificato un pochino, che mi sembrava più solido, più giusto. Quindi faccio una maglia alta, entro di nuovo nello stesso punto e faccio un'altra maglia alta. Ok, dopodiché di nuovo conto 1 2 3 4 5, entro nella sesta e faccio una maglia bassa. Ok, e così noi andiamo a creare i nostri mezza quadrati. Diciamo, facciamo di nuovo 1 2 3 catenelle, getto il filo, entro dentro, faccio una maglia alta, getto il filo e un'altra maglia alta. Fatto. 1 2 3 catenelle, getto il filo, entro qua dentro, faccio una maglia alta e di nuovo un'altra maglia alta. E di nuovo noi dobbiamo saltare 5 maglie di base, 1 2 3 4 5, entriamo nella sesta e facciamo una maglia bassa. E abbiamo fatto un altro elemento, 1 2 3 catenelle, getto il filo, entro qua dentro, aggancio filo, porto in avanti, faccio una maglia alta. Nello stesso punto faccio un'altra maglia alta. Ok, fatto. 1 2 3 catenelle, getto il filo, entro qua dentro, faccio una maglia alta e nello stesso punto entro e faccio un'altra maglia alta. Ok, siamo arrivate così alla fine del nostro giro, quindi 1 2 3 4 5. Nella ultima maglia alta entro e faccio una maglia bassa. Ok, e abbiamo terminato il nostro primo giro. Adesso facciamo 1 2 3 4 catenelle per iniziare il giro, giriamo il nostro lavoro e abbiamo questi due triangoli, chiamiamoli così. Ognuno di questo triangolo, vedete, c'erano 3 catenelle e poi 2 maglie alte. Quindi noi dobbiamo cercare la terza catenella qua, che è proprio vertice del nostro triangolo. Noi gettiamo filo, entriamo nella terza catenella qua e facciamo una maglia alta. Ok, gettiamo di nuovo filo, entriamo nello stesso punto e facciamo un'altra maglia alta e ultima e terza maglia alta noi facciamo nello stesso punto. Ok,
Questo giro è molto semplice, in quanto noi dobbiamo, senza nessuna catenella in mezzo, senza niente, noi dobbiamo entrare in ogni vertice di questo triangolo che abbiamo creato nella terza catenella, facendo 3 maglie alte. Quindi prima, seconda e nello stesso punto noi facciamo terza maglia alta. Ok, e così andiamo avanti a riempire ogni il nostro triangolo con 3 maglie alte. Vi faccio vedere ancora e poi ci vediamo alla fine del nostro giro. Quindi entro qua nella terza catenella, vedete? Se qualcuno di voi non vuole entrare nella terza catenella, potrebbe entrare anche sotto questo archetto, ma a me sembrava più adatto di entrare nella terza catenella. Quindi entro, faccio una maglia alta, nello stesso punto faccio un'altra maglia alta e di nuovo nello stesso punto terza maglia alta. Ok? Così noi andiamo a terminare il nostro giro, voi lo terminate da soli, quindi 3 maglie alte nella terza catenella, che sarebbe il vertice di ogni triangolo che abbiamo creato. E noi ci vediamo alla fine di questo giro. Sono arrivata alla fine del giro e ho fatto 3 maglie alte in ogni vertice del nostro triangolo, che sarebbe la terza catenella che abbiamo fatto. E per chiudere il giro, vedete che qui noi all'inizio abbiamo iniziato con 4 catenelle, e per chiudere e avere una simmetria sia da una parte che dall'altra, noi dobbiamo fare una maglia altissima nella seconda catenella. Qui ricordate che noi abbiamo iniziato con 2 catenelle più 3 che serviva la base del nostro primo triangolo, quindi io getto 2 volte filo e cerco la seconda catenella, questa qui, entro dentro, porto in avanti filo, chiudo 2, chiudo 2 e chiudo altre 2. Quindi adesso ho fatto una maglia altissima ed adesso il nostro lavoro si ripete. Quindi di nuovo 1-2 catenelle per iniziare, poi 1-2-3, noi giriamo il nostro lavoro e continuiamo a fare il nostro punto. Quindi saltiamo 2 nella terza, entriamo, facciamo una maglia alta, ok? Gettiamo di nuovo filo, entriamo nello stesso punto, facciamo un'altra maglia alta, fatto, 1-2-3 catenelle, facciamo il secondo triangolo, ma qui mi si è sganciato il filo, lo rimediamo subito, ecco qua. Quindi da 0 devo ripetere, quindi terza catenella, entro, faccio una maglia alta e di nuovo nello stesso punto un'altra maglia alta, fatto. Andiamo avanti, 1-2-3 catenelle, quindi io sto ripetendo questo giro che abbiamo già fatto, che è questo qui. Quindi 3 catenelle, in questo punto entro, vedete, io aggancio 2 file, faccio una maglia alta, getto il filo, entro nello stesso punto e un'altra maglia alta. Ok, primo elemento è fatto e adesso ancora più semplice, che prima noi dovevamo saltare 5 e entrare nella sesta, adesso noi vediamo questi triangoli che abbiamo creato, noi entriamo, quindi saltiamo 1, cerchiamo il secondo, entriamo nella ultima maglia del secondo, quindi sarebbe terza, e facciamo una maglia bassa, ok? E ripetiamo il nostro lavoro, 1-2-3 catenelle, getto il filo, entro qua una maglia alta, getto il filo di nuovo nello stesso punto un'altra maglia alta, fatto, 1-2
3 catenelle, getto il filo, entro qua, faccio una maglia alta, getto il filo e di nuovo un'altra maglia alta. Ok, dopodiché tutto questo che abbiamo creato noi dobbiamo bloccare, quindi saltiamo uno in questo punto, vedete il secondo, il nostro gruppetto di 3 maglie alte, entriamo qua dentro e facciamo un'altra maglia bassa e così via. Noi andiamo a creare il nostro punto, quindi dopo aver fatto, vabbè, terminiamo questo giro. Adesso vi faccio vedere ancora velocemente, vado avanti un pochino più veloce. 1 2 3 catenelle, getto il filo, entro qua dentro, maglia alta, nello stesso punto un'altra maglia alta, fatto, 1 2 3 catenelle, getto il filo, entro qui, faccio una maglia alta, di nuovo getto filo e entro di nuovo nello stesso punto con un'altra maglia alta. Ok, cerco questo punto, quindi salto 1 e nel secondo elemento faccio maglia bassa e così via. 1 2 3 catenelle, getto, entro, maglia alta, nello stesso punto faccio un'altra maglia alta, fatto, 1 2 3 catenelle, getto, entro qui, faccio una maglia alta, nello stesso punto un'altra maglia alta. Ok, in questo punto lo blocco questo con maglia bassa e facciamo ultimo elemento, 1 2 3 catenelle, getto il filo, entro dentro, maglia alta, getto filo di nuovo, entro qua dentro, un'altra maglia alta. Ok, 1 2 3 catenelle, getto il filo, guardate, in questo punto entro, maglia alta, ecco, è arrivato anche il gomitolino. Ok, una maglia alta abbiamo fatto e facciamo la seconda. Ok, abbiamo terminato anche questo giro, quindi per bloccare questa che abbiamo fatto adesso entro qui proprio nella ultima maglia, quindi terza maglia alta, è fatto. Ok, e quindi adesso noi dobbiamo ripetere questo giro, in quanto 4 catenelle, 1 2 3 e 4, giriamo il nostro lavoro. Adesso non ve lo faccio più rivedere in quanto molto semplice, quindi noi cerchiamo terza catenella, entriamo qua dentro nella terza catenella e facciamo 3 maglie alte, quindi ripetiamo questo secondo giro. Voi potete vedere da soli che punto molto semplice, di grande effetto, cresce piuttosto veloce e spero che questo video vi è stato utile e chiaro e che questo bellissimo punto voi userete per le vostre creazioni. Noi ci vediamo prestissimo, un grande abbraccio, vi saluto tutti e alla prossima, ciao ciao.